Buongiorno a tutti, siamo con la cantina Visa Moris, nell'immediato entroterra di Imperia, a pochi chilometri dal mare, dalla costa, in compagnia di Roberto Tozzi e di suo figlio Simone. Un'azienda a conduzione familiare, relativamente giovane, nata nel 2004, mi pare, ma lascio a voi la parola e il compito di raccontarci in sintesi la storia dell'azienda e la sua evoluzione che ha avuto nel corso degli anni. Bene, allora buongiorno a tutti. È un po' insolito trovarci in questo modo a fare una degustazione e presentare la cantina, perché una delle caratteristiche di questa guida era il contatto umano tra chi produce e chi viene ad assaggiare i vini. Però purtroppo quest'anno è così, quindi ci adattiamo con la nuova tecnologia che ci consente di fare queste cose. Inizio io perché ho fondato io l'azienda nel 2004, qui ad Imperia. Noi siamo a circa un chilometro, chilometro e mezzo dal mare. Abbiamo iniziato con un piccolissimo vigneto di circa 1.000 piante, 1.000 piante e poco più, e qui attaccato a casa. No? Abbiamo iniziato in questo modo, abbiamo voluto fare che cosa? Cercare di vedere se da questo terreno, da questo vigneto si potesse fare un vino che rappresentasse un po' quelle che sono le caratteristiche del terreno, no? Del terroir. E all'inizio, da buon neofita, mi sono avvalso di qualcuno che potesse aiutarmi in quest'opera, perché io non ho mai prodotto uva e quindi vino, ho sempre bevuto del vino, ma non ero mai produttore. Quindi iniziare un'esperienza così, senza nessuna conoscenza, era impensabile, no? Quindi ho iniziato questo percorso con l'enologo Giuliano Noè, e il vitigno che casualmente era piantato in questo vigneto è il pigato. Pigato che poi è diventato l'elemento fondamentale della nostra azienda, perché da questo piccolo vigneto, ripeto, 1.000 piante, abbiamo visto che tutto sommato si poteva fare un vino che rappresentasse questo luogo, no? Bellissimo della Liguria. Quindi abbiamo deciso di continuare a prendere terreni qua intorno. E abbiamo tutti i terreni in questa valle, e nel tempo, da questi 1.000 metri circa, siamo arrivati a più o meno 3,5 ettari di vigna. Cosa abbiamo fatto? In questo periodo, appunto, il vitigno che abbiamo deciso di piantare e implementare e coniugare nei vini, che poi magari più tardi Simone ne parlerà, no? Abbiamo deciso di piantare solo esclusivamente pigato. Quello che per noi è, diciamo, il vitigno, uno dei vitigni principali del Ponente Ligure, in particolar modo a Bacca Bianca. I terreni che abbiamo preso sono tutti su terrazze, anche perché qua in Liguria, Levante, Ponente, la caratterizzazione è quella. L'unica differenza è che erano tutti terreni abbandonati da più di 50 anni. Quindi risistemarli, rimettere a posto i muretti e fare tutto quanto è stato veramente un lavoro ciclopico, che col senno del poi solo l'incoscienza di chi uno non sa cosa va incontro l'ha reso possibile, altrimenti se uno l'avesse saputo mi sarebbe spaventato all'inizio. Oggi però abbiamo una realtà concentrata sul pigato, concentrata su un'unica zona, e che nel corso del tempo ha avuto la sua evoluzione, e di questa magari lascio a Simone la parola, perché dall'inizio che non sapevamo, io non sapevo assolutamente come si producesse uva prima, perché l'elemento fondamentale del vino comunque rimane l'uva e il territorio. No, e poi ancor meno come si producesse un vino, no?
Nel 2008 abbiamo realizzato quella che è la nostra cantina, quando sono iniziati a entrare in produzione i primi vigneti che abbiamo piantato. All'inizio producevamo circa 1.500-2.000 bottiglie, quindi pochissimo. Avere una cantina per quel di bianchi, per quel poco di bottiglie, era impensabile. Nel 2008 abbiamo costruito la cantina. La cantina è, diciamo, da un punto di vista di tecnologia, no? Rappresenta quello che si può fare per i bianchi. Abbiamo tutta la tecnologia per poterla produrre, che tecnologia che però non deve andare a sovrastare quello che è la caratteristica del vino. Quando parlo di tecnologia mi riferisco al controllo delle temperature. Abbiamo vasche piccole, ma che sono la cui temperatura è la stessa su tutta la superficie della vasca, che per i bianchi e per le tipologie di bianchi che noi produciamo, diciamo, rappresenta una bella opportunità. Direi che questi sono i fatti salienti. L'altro aspetto importante è che noi fin dall'inizio, anche nel primo anno, nel 2004, non abbiamo mai usato diserbanti per quanto riguarda la conduzione della vigna. Nei primi 3-4 anni abbiamo utilizzato dei sistemici nelle prime due fasi della lavorazione, dopodiché ci siamo dedicati a una coltivazione biologica fino a circa 6 anni fa, a prendere anche la certificazione. Quindi siamo certificati biologici già da circa 6 anni, anche se di fatto abbiamo iniziato molto tempo prima a farlo. Va bene, e dopo questa breve storia dell'azienda e questa carrellata, forse ora Simone ci potrà un po' parlare della gestione agronomica dei vigneti e anche lì di cosa è stato cambiato nel corso degli anni, come le tecniche di coltivazione magari cambiano da un terreno all'altro a seconda dell'esposizione e della composizione dei suoli. Intanto una piccola premessa: sono orgoglioso di dire che Simone da circa un anno e più è all'interno dell'azienda, quindi sta conducendo lui l'azienda, quindi con l'orgoglio del buon padre di famiglia, no, è entrato in azienda. E non è così semplice nelle aziende. No. Tento di fare il meglio in questo. No, sul passato di sicuro ha detto meglio papà, perché conosce l'azienda meglio di me. Io sto entrando, ancora non sono entrato del tutto, pian piano entrerò, però con un'idea ben precisa, che è quello che il vino parte dalla vigna. Quindi in primis si cerca di lavorare il meglio possibile in vigna, e il lavoro già mi era facilitato dal fatto che siamo biologici già da tempo, per cui la parte del sistemico, cioè diserbante, già non viene usata da più di 10 anni. E quello che negli anni stiamo andando a fare è di cercare di avere una zonazione il maggior possibile, nel senso che sì, ci sono due tipi di terreni, ma abbiamo anche molti microclimi tra le vigne. Per cui quello che stiamo andando a fare pian piano è di cercare ogni vigna, ogni piccolo pezzettino, interpretarlo a sé. Per cui vedere quello che quella parte di vigna ha bisogno, come gestirla, quindi sia dal verde che in potatura. Stiamo andando su un tipo di potatura che è Simonit, ma anche in base al tipo di terreno, diversi tipi di allevamento sulle barbatelle stiamo andando a fare. E quindi appunto è diversificare il nostro intervento per cercare di arrivare ad avere un prodotto il miglior possibile, che sia nelle varie zone. Tra questo, oltre a questo, poi la grande sfida che sarà nel futuro sarà quello di ridurre il rame. Per cui stiamo facendo anche su questa parte qua molti interventi, molte prove, anche qui per cercare di ridurlo, perché questo è il primo passo, era il biologico, il secondo passo è ridurre il più possibile quello che è l'uso del rame. Quindi
anche su questo termine, su questo fattore qui. E quindi pian piano stiamo andando a migliorare, e ci sarà sempre da migliorare quello che è la parte del vigneto, e per scoprire un po', per interpretare e osservare quello che è il vigneto. Ok, va benissimo, grazie della esauriente spiegazione, però volevo farti una domanda un po' sul nuovo vigneto di cui mi avevi parlato, di Montegrazie, dove è stata fatta la scelta dell'alberello invece del Guyot. Se mi spiegassi un po' il motivo e le ragioni di questa scelta. Perché principalmente perché il tipo di potatura che stiamo andando a fare si chiama Simonite Sirk, che si basa sul principio del non del mantenere il più possibile la naturalità della pianta senza fare grossi tagli. Questo tipo di potatura nasce dall'alberello e inoltre l'alberello è il tipo di potatura che qui in Liguria andava per la maggiore nel 40-50 anni fa. Infatti il vigneto che abbiamo, quello l'appezzamento da dove siamo partiti, è l'unica parte che abbiamo ad alberello, perché l'abbiamo mantenuta tale fin da quando l'abbiamo preso. E secondo me, io vengo da un'esperienza in un'altra azienda dove mi sono formato, lì ho potuto osservare l'alberello, perché il 90% degli appezzamenti erano ad alberello, e osservandolo secondo me si può portare, il pigato può reggere molto bene questo tipo di allevamento, e anzi può portare a un frutto che è al massimo come tipo di allevamento. E semplicemente questo qua, un po' ritorno alla tradizione, al passato, e però dettato da un fatto che è quello della qualità. Secondo me l'alberello è il tipo di allevamento che rende al meglio la qualità per l'uva. Okay. Dai. Siccome siamo in un'azienda che produce vino, ovviamente passiamo ora alla parte enologica. Voi, come avete detto, vinificate un solo vitigno, ma in modi del tutto differenti da una tipologia di vino ad un'altra. Quindi lo stile magari che perseguite è unico, però sono differenze sia i contenitori utilizzati e le tecniche di vinificazione dei vari vini. Io qua la spiegazione perché gran parte dei vini li ha creati lui. Io poi ci ho messo del mio e adesso comunichiamo e proviamo a farla a due voci, non a quattro mani, a due voci. No, come dicevo prima, non avendo nessuna esperienza, no, all'inizio è stata la vinificazione è stata quella di andare a utilizzare, no, e lavorare insieme a un enologo. Poi mano a mano che l'enologo è Giuliano Doè, di cui siamo diventati ormai amici, perché è stato da un punto di vista di viticoltura un padre per me, che mi ha portato a imparare a fare il vino. Nel corso degli anni, come dicevamo, abbiamo fatto tutta una serie di sperimentazioni sul pigato, quindi siamo partiti con il primo vino con cui abbiamo fatto, che è il Domè, che è una vinificazione tradizionale in acciaio, no, fino mano a mano a sondare anche altre strade. Siamo stati, penso, i primi in Liguria, nel Ponente, a vinificare e a spumantizzare con il metodo classico il pigato. Siamo partiti nel 2009, no, e per noi oggi questa parte della vinificazione è importante, perché facciamo circa 4.500 bottiglie di spumante, che nella nostra economia delle bottiglie è una parte molto, molto importante. Nel corso del tempo siamo andati anche con il sogno a provare con le macerazioni, sulle bucce, no? E fino a spingerci con il Verum, poi magari Simone entrerà più nel dettaglio sugli ultimi nati, con il Verum addirittura fare fermentazione
sulle bucce, quindi come il primo processo tipico della vinificazione del rosso, quindi abbiamo fatto questi aspetti qua. Negli ultimi anni, circa dal 2016, abbiamo iniziato la sperimentazione sui vini con i lieviti indigeni. Il primo che è stato fatto è il peppone, o pepuan, come uno vuol chiamarlo, con macerazioni e fermentazioni lunghissime, fino a circa quasi 3 mesi di macerazioni, fermentazioni spontanee, no? È stato il nostro primo vino con questo tipo di tecnica. Dopodiché una lunghissima maturazione nel legno che non deve rilasciare assolutamente nulla se non la microossigenazione, e dalla vendemmia nel 2016 siamo usciti per la prima volta nel 2019 a far uscire questo vino qua. Gli ultimi nati sono frutto dell'esperienza della capacità di Simone di portare ancora innovazione, che è il BIS, no, a cui lascerei la parola a Simone per poi dire che cosa ha fatto nel suo intervento all'interno della nostra cantina, perché poi di fatto l'enologo è lui è enologo effettivamente, perché ha studiato ad Alba, si è laureato ad Alba di enologia e viticoltura, quindi di fatto tutte queste pratiche sono le sue. Io l'ho fatto solo grazie al mio naso, ma dal punto di vista tecnico le mie conoscenze sono molto 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 limitate. E allora, parto prima da dire il VIS, che è un metodo ancestrale, che è un tipo di vinificazione che a me piace molto e lo sto sperimentando, e perché anche su questo tipo di vinificazione c'è sempre da imparare, c'è sempre da migliorarsi, come in tutte le vinificazioni, e ovvero che la prima fermentazione viene fatta finire in bottiglia. Quindi quando si sta per arrivare alla fine vengono fatte le analisi sugli zuccheri e viene imbottigliato quando ha un grado zuccherino da circa 8-10 grammi litro. E, mentre sulla parte in toto, diciamo, della vinificazione, da un anno a questa parte da 3 anni abbiamo preso la linea, il filo conduttore della naturalità, che usiamola per convenzione questa parola perché non significa tutto e nulla, però ormai è riconosciuta, ovvero abbiamo fatto sperimentazioni con lieviti indigeni, prima il peppone, ma che era una fermentazione sulle bucce, poi nel 2018 abbiamo fatto una vasca di Domè con lieviti indigeni, e, di cui poi abbiamo fatto delle prove interne per vedere un po' la differenza, se si capiva, se continuare su questa strada, e dopo che abbiamo fatto una degustazione tra tutti, abbiamo quasi all'unanimità abbiamo deciso che quello lì era il vino che più ci piaceva, quella vasca lì, abbiamo deciso nel 2019 di passare completamente ai lieviti indigeni. Quindi sulle fermentazioni sulle bucce facciamo direttamente partire la fermentazione, quello senza le bucce facciamo un pedicuve o utilizziamo un vino sulle bucce come starter di fermentazione. E, inoltre tutti i vini non sono stati chiarificati, perché cerchiamo di mantenere il frutto come elemento centrale del vino, quindi cercando di aggiungere il meno possibile di additivi e coadiuvanti. L'unico che additivo che utilizziamo è la solforosa per conservare i vini, e inoltre nei vini dove possiamo non filtrare, non filtriamo. Alcuni non fanno la malolattica, per cui per forza di cose dobbiamo filtrare. E il vino più rappresentativo del nostro cambiamento è il Verum, che è quello dove c'è stato più uno stravolgimento, non è una parola che è sempre meglio, quindi un cambiamento in cui non è il vino che non è stato filtrato, ma in più per aggiungere una naturalità, per aggiungere
il più possibile quello che la natura ci ha dato e quello che abbiamo coltivato con sforzo durante l'anno, l'abbiamo messo in vasca, ovvero un 20% della massa viene direttamente dalle cassette rovesciate e fatto a grappolo intero la fermentazione. Quindi vengono selezionate in vigna i grappoli migliori e rovesciati direttamente in cassetta. Questo lui non dice niente, ma è tutto frutto suo, nemmeno delle è lui che ha portato questa innovazione. E che secondo me il raspo è una cosa che può aggiungere, come può dare in negativo, resta tutto come viene giostrato, come viene bilanciato. Ok, vorrei mi parlassi anche un po' di quel, diciamo, forse uno degli ultimi nati, il metodo ancestrale, che è uno spumante rifermentato in bottiglia col fondo e mi pare anche che sia senza solfiti aggiunti, giusto? Sì, allora ce l'abbiamo qui, lo facciamo. Si vede. Si vede. Più o meno. E questo è nata da... In verità non è nata da una mia idea, è nata da un'idea di papà. Perché lui, da quanti anni hai fatto le prove? Ah, ma saranno nel 2009. Quindi. E, abbiamo fatto prove, no, ha fatto prove su prove con un suo amico, di cui le bottiglie ce le abbiamo ancora sparse per tutta casa, solo che non gli piaceva e quindi non è mai stato messo in commercio. Io sono arrivato e abbiamo provato, anziché fare una rifermentazione, finire la prima fermentazione in bottiglia. Quindi vengono spumantizzati, vengono vendemmiati appena dopo lo spumante, quindi con uve ancora che hanno gradi zuccherini bassi per tenere un vino che sia molto di facile beva. E, vengono pigiati, diraspati, pigiati e messi in vasca dove viene illimpidito a freddo, così almeno viene anche una parte della tartarica viene svolta. E da lì facciamo partire la fermentazione con un pedicuve che viene aggiunto appena dopo che l'abbiamo illimpidito e viene fatta partire la fermentazione. Da lì, quando sta per finire, controlliamo, come ho detto prima, i gradi zuccherini e viene messo in bottiglia quando ne ha 8-10. Ed è un vino che dopo un mese e mezzo, è pronto, lo mettiamo in commercio, perché qui gli ancestrali si differenziano in due, o quelli che fanno la rifermentazione in bottiglia o quelli che finiscono la prima fermentazione. La differenza sostanziale è che quelli che finiscono la prima fermentazione in bottiglia tengono al naso, tengono la sensazione del mosto. Il naso del vis è come l'odore di quando noi entriamo in cantina durante la vendemmia, che è il profumo del pigato quando è in fermentazione, che quindi ha questa parte floreale e frutta polpa bianca molto forte. Ed è un vino che comunque stiamo anche sperimentando se regge negli anni, e finora abbiamo poche prove, ma regge. E non ha solfiti aggiunti, questo perché c'ha la CO2 che lo protegge dalle ossidazioni. Ok, benissimo, vi ringrazio per l'attenzione, per le spiegazioni. Speriamo di vederci al più presto in cantina. Possiamo parlare anche degli altri nostri soci, se no poi dopo ci dico, ma noi non ci nominate mai. No, infatti certo. L'azienda dal 2018 è condotta interamente da me e mio fratello e i nostri rispettivi figli. No, quindi c'è oltre a me e Simone, c'è mio fratello Danilo, c'è poi suo figlio Mattia, e sua figlia Francesca e mia figlia Martina. Però di fatto in azienda che se ne occupa 24 ore al giorno per 7 giorni a settimana per quasi 12 mesi all'anno c'è Simone e poi io, Danilo ed io, che ci occupiamo, io già un po' meno finalmente perché sono l'anziano di famiglia, quindi devo salvaguardarmi, e mio fratello si occupa della parte commerciale e amministrativa.
Ok, grazie di nuovo e a presto. Grazie a voi. Grazie, grazie. A presto e a ti presto. Aspettiamo qua, finalmente in vigna. Ok, ciao.